Odissei. Ciao Marco, ciao Francesca. Sì, basta con queste cose. Siamo qui chi con è? I... Fermi! Siamo con i Krampus, siamo nella piazza di Cortina. Questi sono i mostri sopravvissuti ad una notte incredibile, una notte in cui hanno seguito San Niccolò che andava nelle case dei bambini e nel caso in cui i bambini erano buoni portava dei dolci, nel caso in cui i bambini non erano buoni li intimidivano e li impaurivano con queste maschere tremende. È una tradizione molto diffusa nel sud della Germania, in Austria, nel nord del Trentino e qua anche nella zona di Cortina. Mattia, come nascono questi Krampus? I Krampus nascono nel 1500 all'incirca, sono personaggi pagani che si travestivano per scacciare l'inverno, per festeggiare il solstizio d'inverno, per scacciare l'inverno. E hanno girato tutta la notte? Sì, tutta la notte. Vanno per le case, vanno a trovare i bambini cattivi che non hanno fatto i bravi. È una tradizione, Marco, come ti dicevo, che è legata al santo, a San Niccolò. Elsa, come nasce questa tradizione del San Niccolò che è un po' il Babbo Natale, quello che va a portare i doni ai bambini nelle case? Non è proprio il Babbo Natale. San Niccolò si ispira alla figura di San Nicola, vescovo di Mira, attuale Turchia, quello che veneriamo a Bari, che essendo un personaggio diciamo molto generoso, molto buono, distribuiva doni un po' a tutti, quindi è diventato simbolo dei doni portati ai bambini. Non dimentichiamo che qui la tradizione è molto antica. Paolo. È una tradizione molto sentita. La vigilia di San Niccolò inizia con la scorribanda dei Krampus per le vie della città, prima di seguire il santo portatore di doni per tutta la notte. Ma è arrivato San Niccolò? Lo stiamo aspettando. I bambini sanno qualcosa? I bambini sanno che arrivano, sono tutte agitate. Tutti gli anni? Sì, tutti gli anni, è una tradizione. Ci fate nascondere dentro casa? Sì, certo, prego, prego, venite. E il viaggio del santo continua, tra il calore delle case riscaldate dalle stube e il freddo della notte tra neve e gelo. E finalmente nel cuore della notte, eccolo il santo, gli angeli e, a provare ad entrare in casa, i diavoli, i Krampus. Anche quest'anno è tornato San Niccolò in questa casa. Sono qui per salutare Gaia, Lara e Aurora. Buonanotte! Buonanotte! E nonostante i bimbi e le bimbe abbiano meritato i doni di San Niccolò, i Krampus non si trattengono ed entrano in casa tra il terrore di tutti. You better watch out, you better not cry. Dicembre, tempo di festività, di culti antichi e moderni. L'ultimo mese dell'anno, infatti, sancisce la fine e l'inizio, il buio e la luce, la morte e la rinascita della vita. È per questo che dalla notte dei tempi in tutto il mondo ricorrono in questi giorni dell'anno feste religiose e tradizioni popolari dalle radici pagane. Se il 25 dicembre la tradizione cristiana pone la nascita di Gesù, nella Roma antica tra il 17 e il 23 dicembre si festeggiavano i Saturnali, dedicando a Saturno, quale dio della festività, 5 giorni di orge, sacrifici e scambi di doni. Il 21 dicembre, secondo molte tradizioni precristiane, si festeggia con il solstizio d'inverno il giorno più corto dell'anno. Mentre il giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre, in Svezia, migliaia di bambine con una veste bianca, una candela accesa in mano ed una coroncina di candele in testa illuminano il giorno più buio dell'inverno. C'è un personaggio però che ormai in tutto il mondo può essere considerato simbolo del Natale, Babbo Natale o Santa Claus. Anche in questo caso la figura di quest'anziano barbuto dall'aspetto bonario che distribuisce regali ai bambini ha origini lontane. In principio era San Nicola, un greco nato intorno al 280 d.C. che divenne vescovo di Mira, cittadina romana del sud dell'Asia Minore, l'attuale Turchia. Dopo la morte, la figura del santo divenne popolarissima in tutta la cristianità, grazie anche ai tanti miracoli che gli furono attribuiti.
In seguito, l'incrocio della figura di San Nicola con le tradizioni nordiche e la pubblicità di una nota bevanda hanno fatto sì che il vecchio vestito di rosso sia diventato il marchio moderno del Natale. Eccoci Marco, allora io voglio anche svelarti un volto per un motivo molto particolare. Possiamo togliere questa maschera? Ecco, perché dietro questa maschera c'è Yuri. Beh, è un'altra maschera interessante, Yuri. Sì, sì, sì. Complimenti. Grazie, grazie. Perché Yuri, Marco, è uno degli autori di queste maschere, perché c'è una grande tradizione qui di artigianato, di lavorazione del legno, da qui si producevano tutti gli altari meravigliosi che andavano nelle chiese dei paesi dell'est. Tu realizzi queste maschere? Sì. Parto da una sezione di tronco di cirmolo e dopo aver sgrossato con la motosega tiro via con gli scalpelli e poi la giro e procedo allo stesso modo. Ogni famiglia ha una caratteristica. I vostri Krampus di Cortina che caratteristica hanno? Hanno questo naso fatto un po' da maiale, come... Eccolo. E ho visto che di notte si accendono anche gli occhi. Sì. Guardate. Le corna sono di daino in questo, ecco, caso. Perché tante volte non facessero abbastanza paura. Esatto, così si vede. Però Marco, c'è da dire anche che qua ci si veste anche in maniera elegante nel giorno di San Nicola, con queste strane cose. Questo mantello ha un nome particolare, vero? Si chiama tabarro, esatto. Esiste il modello lungo, che è questo qui. Poi esiste il modello corto, che sarebbe quello lì, e viene fatto in vari materiali. Questo per esempio è fatto in cashmere ed è l'abito delle feste. Voglio salutarti, se mi dai ancora 30 sì. secondi, Marco, facendoti vedere queste che sono le immancabili paste di San Nicola. Come sono fatte, signora Elsa? Allora, sono i biscotti di San Nicolò. I biscotti, sì. Biscotti li chiamiamo. È una pasta con del miele speziata, molto speziata, cannella. È una specie di pasta frolla con la glassa sopra, con la figura del santo oppure del diavoletto, come vediamo. E qui abbiamo un altro dolce meraviglioso, tipico il Zelten, fatto di noci canditi, mandorle, farina e uova. Anche questo è un dolce tipico di questi tempi. Li degusteremo, ma soprattutto sì. non vedo l'ora di ridarti la linea, Marco, perché indosserò questa maschera e farò sicuramente un giro per Cortina con questo qua. Vediamo, ecco qua. Carino sei, mettici gli occhiali. Grazie Paolo Notari. Insomma, dolci belli carichi. Quanto freddo fa lì, Paolo? Perché nel resto d'Italia fa abbastanza freddo. Devo dire che... Allora, non è freddissimo, c'è uno scenario meraviglioso perché c'è un po' di neve, quindi le montagne e il Sasso Dolomitico è un po' innevato. Siamo sui 2-3 gradi, quindi tutto sommato si vive bene. Questo non toglie che un po' di vin brulè lo assaggiamo, però non è freddissimo. Grazie.